Protagonisti dell'associazione Startup Turismo, di cui Arteste è partner, e ci racconteranno storie di innovazione, collaborazione e relazione. Con noi c'è Elena Sisti, che sarà la nostra moderatrice. Elena è la delegata territoriale Lombardia dell'associazione Startup Turismo, che ha delegati in varie regioni, e inoltre è anche la presidentessa di Elesta Travel, che è una startup aderente all'associazione. Passo la parola a Elena che ci presenterà i nostri ospiti. Vai Elena. Buonasera a tutti, benvenuti di nuovo. Due parole veloci per quanto riguarda l'associazione Startup Turismo. È un'associazione abbastanza giovane del 2013 che raccoglie tutte le startup, le imprese nate nell'ambito dell'industria turistica. Quindi abbiamo innovazioni di diverso tipo, molte tecnologiche, tante di loro sono startup innovative riconosciute, molte di prodotto, ma soprattutto è un luogo fisico e virtuale dove ci si trova, ci si scambia idee, opinioni, dove nascono in realtà moltissime sinergie. L'associazione è aperta sostanzialmente a tutti gli operatori del settore. Controllate il nostro sito per vedere tutte le associazioni presenti. E oggi ho la fortuna di presentarvi le ultime due nell'ambito di questo ciclo di tre incontri che abbiamo avuto, che sono Italy Wow e PEM Cards. Patrizia e Geni ci presenteranno le innovazioni, soprattutto tecnologiche. Quest'ultima parte, se volete, l'ho un po' selezionato perché sono molto focalizzate sull'idea di una tecnologia innovativa che viene ad aiutare il settore turistico e i diversi prodotti. Chiedo a Patrizia di cominciare. Geni, se per te va bene, nella giornata della violenza, contro la violenza sulle donne, facciamo i cavalieri, lasciamo la parola prima a Patrizia, di presentare la sua startup. Grazie, Patrizia. Grazie Elena, grazie a voi e soprattutto è un piacere essere qua e vi ringrazio per questa opportunità che avete dato alla nostra, come altre startup che ho seguito in questi giorni, di farci conoscere e soprattutto di collaborare fra loro, perché io comunque abbiamo diverse collaborazioni anche fra le startup del gruppo e poi vi racconterò. Cos'è Italy Wow? Italy Wow è una startup nata molto di recente. Noi siamo nati fra la fine del 2019 e, ahimè, gli inizi del 2020. Siamo due soci che lavorano insieme nel mondo del turismo da tutta la vita, praticamente da più di 20 anni. Io più sul campo, diciamo così, marketing, ma anche proprio sul campo vero e proprio, perché ho fatto la tour leader, la guida per quasi tutta la mia giovinezza, e il mio socio che è la parte tecnologica, che è quello che ha disegnato la app e tutto quello che ne concerne. Quindi spero di dire le cose giuste, sennò poi quando vedo la registrazione mi brontola. Italy Wow però è soprattutto anche il nome del progetto che abbiamo dato alla nostra app. Un'app che, come è stata definita quando l'abbiamo presentata in Enit il 29 di gennaio, è stata definita dai giornalisti presenti come un'app che ragiona col cervello del turista. Questo perché diciamo che come portali, come avete visto anche voi in questi giorni, sia portali che siti di esperienze ce ne sono tantissimi. Noi invece abbiamo voluto partire da un concetto diverso, dal concetto dell'app. Perché da studi fatti, da esperienza sul campo, ma anche proprio da quello che volevamo fare noi, ci siamo resi conto che il turista, comunque, soprattutto il turista moderno e che sarà sempre più in evoluzione, ha bisogno di avere tutto quello che riguarda il suo viaggio prima, durante e dopo a portata di mano. Se ci pensiamo bene, da un portale si prenota, hai poi l'assistenza, hai la chat, hai tutto quello che vuoi, poi magari c'è anche l'app d'appoggio. Ma l'app di solito, anche per i maggiori portali, per i più importanti OTA, è sempre un po' un appoggio secondario. Noi invece partiamo proprio dalla costruzione dell'app. Questa app ti segue in che modo? Innanzitutto, noi non siamo un vero e proprio tour operator, forse lo diventeremo l'anno prossimo. Al momento, quello che ci interessa è essere un marketplace. Vogliamo coprire tutta l'Italia, quindi è assurdo pensare di poter essere noi a creare un prodotto in tutta Italia,
All'inizio l'idea poteva essere o creare una rete di consulenti, di ambassador in territorio, però ci piaceva di più appoggiarci in loco, quindi ci appoggiamo a tour operator, DMC locali, fornitori di esperienze che ci promuovono sulla nostra app il loro prodotto. Il prodotto viene selezionato chiaramente accuratamente da noi, in primis da me, poi ci sono altre persone che collaborano con noi, lo inseriamo sull'app come una vetrina e come con la possibilità di acquisto. L'utente che si registra su questa app viene, diciamo, un po' schedato, una cosa un po' che preoccupa, dire si viene a sapere tutto, sì, in effetti sì, chiaramente quello che lui ci vuole dire. Dal momento in cui si registra vengono seguite, diciamo, le sue attività un po' sui social, in internet, quindi si cerca di intercettare quelle che possono essere le sue esigenze e la sua volontà, cioè quello che cerca in un viaggio, l'esperienza che vuole vivere. Noi siamo partiti con un progetto abbastanza ampio, volevamo dedicarci prevalentemente all'incoming dai paesi esteri, con un occhio di riguardo verso i paesi asiatici, perché abbiamo lavorato insieme a un progetto sulla Cina, Hong Kong, Singapore, e io e il mio socio abbiamo lavorato a un progetto di turismo incoming per 5 anni. Quindi freschi, diciamo, di questa esperienza, prima di Italy Wow, volevamo mantenere il discorso Cina in piedi, tutte le relazioni che abbiamo tessuto. Chiaramente quello che è successo ci ha bloccato. E la versione che è partita doveva essere in 10 lingue, invece è partita in italiano-inglese. Al momento siamo scaricabili in Italia e UK e dall'inizio del 2021, fine 2020, saremo poi scaricabili sugli store Apple di tutto il mondo, tranne appunto i paesi asiatici per ora. E quindi il nostro prodotto che cosa è diventato? Da una semplice vetrina l'abbiamo fatto diventare un vero e proprio sito di marketplace con anche e-commerce, che sarà, fra l'altro presenteremo il nuovo e-commerce a breve, e dove appunto chi si registra sceglie la sua esperienza, può far unire diverse esperienze, ma soprattutto quello che capita è che viene quasi geolocalizzato. E questa funzione l'abbiamo inserita appunto con l'idea del turismo di prossimità che ci sarebbe stato dopo la pandemia. Questa funzione che è una geolocalizzazione che indica al cliente, al turista che sta passando in macchina o in treno, chiaramente su terra, che sarà un po' il turismo dei prossimi mesi, gli viene indicata una promozione a lui dedicata o l'attività più vicina sta iniziando una degustazione a 200 metri da te, appunto entro un raggio di 200 metri. Di modo che lui possa fermarsi e usufruirne in tempo reale. E lo troviamo un importante strumento di marketing, perché in questo modo, con questa funzione che abbiamo messo, le aziende inserzioniste possono comunicare direttamente col cliente, col visitatore, con l'utente, che diventa un po' anche loro, e fornirgli delle operazioni di marketing, possono anche vendergli dei prodotti direttamente in e-commerce, possono attivare delle azioni di marketing collaterale a quelle che facciamo noi. E dopo che il viaggiatore ha vissuto le sue esperienze, ci sarà tutta una serie di recensioni che vengono verificate perché siano reali, e poi ci sarà una sorta di chat fra tutti gli utenti, la community, l'idea di creare una sorta di community. Ad ora siamo a 1500 utenti loggati, non sono tantissimi, però considerando che siamo partiti realmente da luglio e i nostri investimenti marketing non sono stati tantissimi, perché abbiamo cercato di frenare un po' in attesa di tempi migliori, come hanno fatto un po' tutti, di tirare un po' i remi in barca, e siamo molto contenti di quello che sta succedendo, perché ci sono delle interazioni importanti e vediamo che lo scambio di recensioni è molto usato, molto utilizzato. Mi sembra di aver detto tutto. Sì, la funzione, come dicevo, delle preferenze dell'utente, delle selezioni dell'utente vengono scoperte, vengono seguite da degli algoritmi sofisticati che vengono. Noi abbiamo preso, il mio socio ha preso da un CRM che aveva disegnato lui per la moda, dove venivano appunto registrate tutte le preferenze dell'utente che si recava o che faceva shopping online o che si recava nei vari shop che aderivano a questo CRM, e venivano segnalate tutte le sue preferenze, le scelte, i desideri, per orientare un po' le sue scelte future. E noi abbiamo applicato questo CRM, si chiama Next Best Action, e lo abbiamo applicato come algoritmi anche alla nostra app.
Molto interessante. Io rimango sempre stupita quando le persone precisano la difficoltà dell'essere tracciati. In realtà, nel momento in cui noi decidiamo di appartenere a questa comunità, che anche solo compriamo un telefonino, anzi, secondo me è molto più piacevole sapere chiaramente che si viene tracciati rispetto a che si finga di no e poi in realtà lo si è di fatto costantemente. Quindi grazie per questo chiarimento e per questo esplicitarlo in modo così sereno, mi è sembrato ottimo. Aggiungo a questo punto PEM, che è invece un'innovazione molto tecnologica ma tradizionale. Lascio a Jenny l'onore di raccontarla perché è un ritorno al passato passando dal futuro, vero Jenny? Grazie Elena, sì, infatti ci definiscono vintage innovation perché abbiamo recuperato un oggetto della nostra tradizione e l'abbiamo portato nella nostra epoca, quindi l'abbiamo trasformato in uno strumento utilizzabile in qualsiasi momento e soprattutto accessibile da quella cosa che molliamo pochissimo durante il giorno, che è il nostro smartphone. Stiamo parlando di cartoline turistiche. Tutto nasce perché recuperare le cartoline turistiche? Diciamo che nasce da un'esigenza mia e del co-founder di Pencards, Andrea, che durante un viaggio di lavoro precedente lavoro, stavamo cercando le nostre foto sui nostri device e non le abbiamo trovate. Volevamo semplicemente far vedere l'un l'altro la foto più bella della nostra ultima vacanza. E quindi lì c'è nata l'idea che alcuni ricordi, alcune emozioni devono essere stampate. E avere la possibilità, dare alle persone la possibilità di condividere una fotografia stampata, perché ormai non ce le stampiamo più e non è più possibile, a volte scordiamo anche i ricordi e i momenti più belli. Quindi siamo nati da un'analisi, ognuno di noi riceve sul proprio device o spedisce attraverso i canali digitali centinaia di migliaia di foto durante la propria vita, ma quando ne deve recuperare una in particolare, è molto difficile. Allo stesso tempo, invece, abbiamo visto che le cartoline sono ancora un oggetto utilizzato dai viaggiatori di tutto il mondo. Vi stupireste se vi do i numeri: solo dall'Italia ne sono partite nel 2018 più di 40 milioni, dalla Francia oltre 300 milioni di cartoline tradizionali, quindi negozi di souvenir, francobolli e cassetta postale, dagli Stati Uniti oltre 1 miliardo. Quindi, che cosa ci siamo detti? Le persone hanno bisogno di recuperare le proprie emozioni facendole con quello che abitualmente fanno tutti i giorni, mandare una fotografia, solamente mandarla vera. Quindi abbiamo creato un'app, Pencards, che consente di scegliere una foto sul proprio smartphone, aggiungendo un messaggio e un indirizzo, la possono spedire, la stampiamo noi ovviamente tutti i giorni, mandiamo in stampa le cartoline prodotte sulla nostra app e le spediamo in tutto il mondo, a chiunque le persone vogliono mandare un ricordo della propria esperienza e della propria vacanza. A questo abbiamo aggiunto un po', non siamo persone di marketing, abbiamo studiato un po' chi dava indicazioni su come comunicare le esperienze, che è un po' il trend degli ultimi anni, no? Si cerca sempre di coinvolgere qualcuno raccontandogli cosa potrebbe fare se sceglie noi, se fossimo una struttura ricettiva, un tour operator, eccetera. Abbiamo visto che dal canale digitale è sempre più difficile coinvolgere le persone perché come utenti siamo sommersi di messaggi, email marketing, social media, eccetera. E soprattutto all'interno di queste comunicazioni si trova sempre un attore, non sono così personali le immagini che vengono scelte per le campagne. Quindi nello studiare un po' ci hanno sempre detto di puntare molto sul cuore e sul cervello nella comunicazione e quindi abbiamo immaginato che una cartolina inviata da una persona durante la propria vacanza a un amico, una persona che conosce, potesse toccare le corde del cuore. Uno per lo strumento, arriva a casa e quindi colpisce, non è più un oggetto intangibile, ma una cosa che si può attaccare al frigo o usare come segnalibro. C'è un'immagine che rappresenta l'amico che ha pensato a noi e il messaggio lo rende unico. Per arrivare al cervello avevamo bisogno di aggiungere un contenuto e questo è il brand, magari dell'azienda che ha fatto fare l'esperienza al viaggiatore, e una call to action sulla cartolina, quindi che consentisse di presentare chi ha permesso di fare quell'esperienza, quella vacanza al viaggiatore. E quindi ve la faccio solamente vedere per comodità, ma questa è una cartolina.
fatta da una persona in vacanza, dove dietro viene aggiunto appunto la call to action che descrive magari un territorio piuttosto che un'agenzia di viaggio, piuttosto che un tour operator. La parte emotiva, Elena, è stata imbarazzante già dall'inizio, nel senso che ci scrivevano proprio i destinatari delle cartoline ringraziandoci per aver consentito a un amico di mandargli questa foto, e da lì è stato poi tutto un escalation dove le aziende ci hanno scelto per fare magari un marketing più rivolto alle persone, dalle persone, quindi non più verso dei target, ma tornando un po' a quello che era il vecchio passaparola, quando si presentava magari un amico veniva nella nostra città e gli consigliavamo il ristorante piuttosto che l'albergo o l'esperienza da fare. Abbiamo visto funzionare abbastanza. Noi siamo questo. Entrambi così, quindi innovazione tecnologica unita però ad un forte valore sulla relazione e il fatto che in fondo il turismo questo un po' è, no? Un servizio basato sulla relazione. Jenny, volevo chiederti, questa volta parto da te, nell'ambito di questo particolare evento, purtroppo così negativo perché a causa di turismo, c'è stato qualche cosa che avete fatto all'interno della vostra startup, che è un pochino più anziana, passami il termine, di quella di Patrizia, per adattarvi a quello che stava succedendo? Avete cambiato idea, sviluppato nuovi prodotti, sviluppato nuovi contatti? C'è stata qualche innovazione particolare o siete andati avanti? Non lo so, anche riguardo a dei servizi che magari prima non avevate pensato di offrire a comuni, non racconto. Allora, subito dopo il lockdown ne abbiamo attivato uno, è stato più il mio socio Andrea avere l'idea, è quella di stare vicino alle persone che magari in quel momento erano in lockdown in casa, mandandogli una cartolina, non potevamo vederci all'inizio, e quindi chiedere alla nostra community di inviare qualcosa di tangibile a chi era a casa, e il ricavato l'abbiamo devoluto come agli ospedali che stavano facendo insomma il lavoro maggiore in quel periodo. La cosa invece legata all'evento di oggi che mi sento di raccontare è l'evoluzione. Noi siamo nati per dare un servizio alle persone, quindi avere di nuovo una foto attaccata al frigo di casa che ricordasse un viaggio. Abbiamo visto che in quest'estate c'era il rilancio dei borghi, cioè c'era più che altro l'esigenza, dobbiamo andare nei borghi perché c'è meno turismo, c'è meno gente, quindi riesco a fare la mia passeggiata, e noi abbiamo parlato veramente con le persone, sia con i cittadini dei borghi che con il comune, l'ente, il sindaco del comune, cercando di unire la situazione, i cittadini che stavano a casa, il comune che aveva bisogno di fare magari presentazione di quello che faceva, e quindi abbiamo messo tutti e tre gli attori insieme alle strutture ricettive a sedere nello stesso ambiente per organizzare una comunicazione che partisse proprio dal basso. Quindi i viaggiatori che arrivavano in quel borgo potevano invitare altri amici a visitare il borgo attraverso l'invio di una cartolina, i cittadini stessi inviavano una cartolina a amici sparsi per l'Italia o per il mondo andare a visitare quel borgo durante la fase della ripartenza estiva che ora si è ribloccata. Quindi è proprio quello che chiedevi, siamo riusciti a mettere insieme idee di quattro realtà diverse per far arrivare un messaggio unico. Veniteci a trovare perché qui si sta bene e siamo soddisfatti. Questa è un po' la caratteristica di molte delle startup coinvolte, no? Patrizia, questo desiderio in fondo di diventare protagonisti nella promozione di un territorio che amiamo, giusto? Sì. Mi è incuriosito molto la tua storia, perché tu passi dall'essere una persona che accompagna e quindi un anello fondamentale nella filiera turistica italiana, che è quella delle guide, per avvicinarti alla tecnologia e di utilizzarla. Quali sono le sfide che vedi, tecnologiche, di innovazione, se guardi al futuro della tua startup? Beh, senz'altro quelle un po' imposte anche dal momento, nel senso che purtroppo noi siamo nati con la volontà di avvicinare le persone ai territori, e è una cosa che al momento purtroppo, ripeto, spero per molto poco ancora, non è possibile. Quindi abbiamo dovuto virare abbastanza verso il virtuale. E noi di proposito non abbiamo voluto dall'inizio mettere delle esperienze virtuali perché volevamo che la gente fosse avvicinata ai territori, e ci siamo trovati costretti ad inserire anche noi delle esperienze virtuali per questo momento.
E questa senz'altro per me è una sfida, anche proprio una sfida alla mia mentalità, perché per me viaggiare è tutto, viaggiare, conoscere posti, se no non l'avrei fatto da quando ho 18 anni. E fino a 2 mesi fa per me sarebbe stato impensabile stare 3 mesi senza poter avere una valigia. E tant'è che devo confessare che anche adesso, quando ci sono periodi morti nel mio lavoro o periodi stabili, se mi offrono qualche gruppo da accompagnare o quando creiamo qualche gruppo con agenzie amiche, vado molto, molto volentieri, perché trovo che sia proprio bello il contatto umano, e niente potrà mai sostituirlo. Però bisogna adeguarsi ai tempi, appunto, per sopravvivere, e quindi abbiamo virato anche noi verso queste esperienze, e prevalentemente degustazioni di vini, dove moltissime cantine hanno aderito anche tramite una startup con cui ci siamo associati, che ci ha fornito il loro prodotto, e corsi di cucina che uniscano le famiglie, cioè siamo riusciti anche in qualche modo a unire. Per esempio abbiamo un'esperienza, una ragazza che fa un corso di cucina, lei lo fa dal vivo, è la sua caratteristica, con la cantante d'opera, e ora lo fa online, ed è riuscita ad un pranzo avere una persona dalla Cina, una dall'America, a fare un compleanno di un nonno, riuscendo ad unire le persone in circa 4 posti in tutto il mondo, nonostante il Covid. E devo dire che anche queste persone più anziane sono state felicissime, hanno affrontato questa cosa in modo incredibile. Quindi questa è un po' la sfida, cercare di mettere in questo momento così duro la tecnologia al servizio del turismo, senza far perdere quello che è il contatto, perché un domani torneremo a viaggiare. Senz'altro ci saranno ancora esperienze virtuali, perché penso che un ritorno totale, un minimo di virtualità si avrà sempre a questo punto. Però l'importante, la sfida vera è affrontare questo momento con la tecnologia, ma non dimenticare mai l'importanza delle persone e del contatto delle persone con i territori e con le realtà locali. Ecco Rita, una delle caratteristiche di questi webinar è che uno finisce a sentirsi tra di noi, mentre noi abbiamo un pubblico, abbiamo delle persone che ci stanno ascoltando. Volevo chiederti, qualcuno ha qualche domanda? Qualcuno... Assolutamente, abbiamo una domanda per Jenny da Carmine Lausi, la Cucina Campana, che chiede: avete trovato comuni disponibili a finanziare l'invio di foto del proprio territorio da parte dei turisti per fare promozione? È possibile inviare cartoline tramite voucher offerti dal comune? Questa è la domanda. Grazie della domanda. Sì, è proprio la prima iniziativa, era un pilota fatta in un comune in provincia di Pisa. Io sono toscano e vivo in provincia di Pisa. La pubblicazione sui social ha portato altri comuni a avvicinare questo format e questa iniziativa, addirittura anche comuni al di fuori della regione ci hanno cercato, quindi sì, è il comune stesso che compra queste gift card che noi produciamo, che vengono lasciate sia nelle camere o distribuite ai cittadini sia sotto forma digitale che cartacea, quindi dentro i tabacchi, dentro i bar, dentro i ristoranti, o addirittura inviate nelle pagine social principali del comune, e sono loro che si fanno carico della spesa di stampa e spedizione della cartolina che dobbiamo sostenere noi, e quindi sono i cittadini. La parte veramente bella, e mi collego a quello che diceva anche prima Patrizia, la parte veramente bella è che sono stati i cittadini di quel borgo a presentare gli scorci più belli e magari sconosciuti del proprio paese, ed è stata la cosa che ci è piaciuta di più. Spero di aver risposto. Sì, sì, grazie. Al momento non ci sono altre domande, quindi io aggiungo una cosa, se mi permetto, che fra l'altro proprio nell'ottica della collaborazione e di quanto sia importante secondo noi, secondo ItaliWow, secondo me, la tecnologia unita alla realtà, diciamo, siamo in contatto con PEMCARD e stiamo trovando con Andrea, non so se lo sapete, dice sì, penso di sì, stiamo cercando un modo di inserire le cartoline loro proprio all'interno di ItaliWow. Ci piacerebbe molto trovare questa via di mezzo fra il vintage e il moderno, ecco. Sì, confermo, grazie anzi di averlo ricordato Patrizia, la collaborazione con altre startup è la parte bella sia dell'associazione ma di questo mondo, perché vengono anche idee. Con un'altra startup ci siamo sentiti proprio la settimana scorsa, è venuta fuori l'idea che siano loro come azienda a mandare le cartoline alla loro community per questo Natale.
Una cosa alla quale noi non avevamo pensato è un periodo un po' di restrizioni economiche, magari tutti gli anni si faceva dei gadget importanti ai clienti più, insomma, a quali tenevamo di più, e invece quest'anno dobbiamo stare un po' più attenti alle spese. La cartolina non ha un costo elevato, è comunque un pensiero e un augurio di Natale che, grazie all'innovazione, quindi aggiungiamo delle call to action tracciate che riescano a fare raccolta dati, eccetera, ma quello che si percepisce è veramente un messaggio fatto magari con lo staff, la foto, ad esempio un albergo ci ha chiesto di farlo con chi sta a ricevimento, quindi con quella persona che sono abituati gli ospiti a incontrare, foto dentro l'hotel, che ha ricevimento, che manda gli auguri di Natale per conto della struttura. Quindi collaborare, Patrizia, con voi, per noi un valore aggiunto, ma anche con tutte le altre startup, perché vengono fuori idee, quindi la parte assolutamente bella. Assolutamente, sì, anche per noi. No, sicuramente la collaborazione, lo scambiarsi le idee, in qualche modo parlare gli uni degli altri in ambito di tanti eventi è sicuramente la forza un po' dell'Associazione Turismo Startup. Io passo a una delle cose che più mi interessa delle vostre realtà. Quando uno guarda il panorama internazionale, vede che una delle caratteristiche del nostro paese è che noi in realtà facciamo molta fatica a fare poi il salto. Il problema fondamentale è un po' quello della mancanza di capitale, soprattutto, no? Dite voi, avete speranze in questo modo? Cosa potrebbe fare? Perché questa è una delle mie, dei miei desideri. Forti delle nostre relazioni, forti delle nostre abilità, riusciremo anche ad accedere in modo più sostanziale a capitali che ci faranno diventare leader internazionali avendo delle idee così originali? Pensate che sarà possibile una rinascita nel settore anche da un punto di vista di un finanziamento più consistente? Lo augurate, ve lo auspicate, o è una cosa che invece la vivete più come un ostacolo ancora? Allo io, che sono fresca. Allora, secondo me la mancanza di capitali pubblici o comunque la poca chiarezza di alcuni fondi, di pratiche, la complessità delle pratiche è senz'altro un ostacolo in questo momento. Noi personalmente ci siamo autofinanziati all'inizio con le famose 3F, Family, Friends and Fools, che sono i pilastri dell'equity, e poi abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding che purtroppo è partita al mese del lockdown, quindi è andata comunque a buon fine, ma per un obiettivo minimo. E già lì abbiamo visto che comunque il crowdfunding nel turismo è praticamente sconosciuto, è veramente molto raro, ne viene poco sponsorizzato. Invece secondo me e secondo altri che lavorano nel mio settore, parlandone, confrontandoci, è un mezzo molto utile per finanziarsi, però appunto nel turismo non viene specificato. Quindi per me un auspicio è questo: innanzitutto che ci siano fondi destinati a creare un prodotto comune, che si crei più unità appunto nel prodotto Italia e che ci sia più facilità di accesso a determinate pratiche per avere questi fondi europei, e che si insista parecchio su quanto possa essere importante anche il crowdfunding anche nel settore del turismo. La mia riflessione è legata più, certo, se ci fossero dei fondi per le startup sarebbe meraviglioso, no? Ma penso per tutte le aziende, soprattutto in questo momento qua, siamo in un periodo dove i soldi ce ne sono pochi, ma se facciamo un passo indietro, almeno se provo a immaginarmi quello che poteva essere lo scorso anno, la maggior difficoltà che ho vissuto come startup e come colleghi di startup forse è quella di entrare nel mercato in quanto startup, perché sono le aziende che nutrono, a differenza di altre nazioni in Europa, ma soprattutto nel mondo, sono le aziende magari consolidate che usano il termine sei troppo startup, no? Che è un po' un assurdo, perché noi portiamo l'innovazione e quindi l'abbiamo fatto, noi arriviamo da un'esperienza di incubazione. Siamo stati bravi a mettere in relazione aziende con un grande portafoglio insieme a startup che avevano invece l'innovazione per quel portafoglio. Ecco, nel settore travel è stato un po' più complicato andare dai grossi gruppi, che siano DMO, tour operator, e far capire che
ma non sto parlando a livello personale, sto parlando a livello proprio di rete, l'innovazione sarebbe un valore e non un lavorare con un'azienda troppo giovane. Ecco, mentre sui soldi è una diatriba che di più, di meno, tanto non arrivano. Noi siamo, Patrizia, come te, le 3T e anche la P, portafoglio. Quindi abbiamo... Si arrivano bene, anzi, c'è un movimento che tende a farci credere che ci saranno meglio. Speriamo per tutti, non solo per le start-up, ovviamente, però sarei più contento se ci fosse un'apertura al mercato, ecco, se le aziende fossero più disponibili a comprendere l'innovazione che stiamo portando e a darci una possibilità, che questo misurerebbe ancora di più di soldi messi a disposizione. Quindi dici voi una maggiore apertura mentale, se vuoi, all'innovazione che portano molte delle aziende che nascono giovani o comunque fameliche di tecnologia e di innovazione. Quindi un'apertura più dal mercato che dai capitali, molto interessante. Rita, c'è qualche domanda dal pubblico? Mancano oramai solo 10 minuti. Qualcuno che ha qualche osservazione? No, al momento non sono arrivate altre domande, quindi se volete fare un altro giro di confronto su questi argomenti, che sembra comunque siano molto interessanti, Beh, ma... allora procedo io che sono sempre più Vai, a curiosa. te la parola. La decisione, perché come dice Jenny, l'esistenza di un'enormità di fornitori di prodotti, tante aziende che esistono. Quando avete affrontato il tema di prodotto, quindi voi parlate di innovazione dal lato clienti, ma quando avete affrontato il tema prodotto in Italia, Patrizia, avete trovato delle particolari difficoltà, tanti stimoli, moltissime persone disponibili e pronte a darvelo? O invece c'è qualche ombra che tu vedi e quali pensi possano essere la soluzione? Una maggiore formazione degli operatori, una resa più omogenea delle tante differenze, oppure è tutto bene, è tutto a posto e mancava solo l'idea di fare un'app per diffondere un prodotto che già esiste? No, io devo dire, il prodotto prevalentemente l'ho scelto io, diciamo così, e mi sono trovata molto bene e molto in accordo con start-up o con persone comunque, diciamo, con realtà più giovani. Un po' per quello che mi collego a quello che diceva Geni, perché vedevo che approcciarsi con magari gli MC locali o operatori locali che avevano una storia pregressa molto, molto forte. Ti guardavano quasi un po' con sufficienza, come dire, io non ho bisogno di te per vendere il mio prodotto. Ecco, questo l'ho riscontrato parecchio. E soprattutto quando parli di una tecnologia come un'app, che mamma, io di portali ne conosco già tanti, quindi insomma, c'è stato un po' questo. Invece ho trovato delle realtà giovani con cui mi sono trovata molto bene. Fra l'altro una di queste parlava ieri con voi perché la Sherwood con cui abbiamo un accordo di Vinea per l'enoturismo, mi rendo conto che ho molta più facilità a inserire dei prodotti di start-up e comunque di compagnie giovani che non di tour operator, di MC un po' più radicati nel territorio. Ecco. Da parte degli alberghi che offrivano esperienze, ho iniziato un po' all'inizio, un po' ne ho inseriti, però anche lì c'è più una diffidenza. La maggior parte degli hotel comunque cerca di levare l'intermediazione, quindi non puoi pubblicare un'esperienza sulla tua app se il sito vende lo stesso pacchetto dicendo compralo da me, avrai tutte le agevolazioni. Quindi questo c'era, c'è un po'. E poi appunto sì, un po' la diffidenza da parte dei fornitori, soprattutto magari in regioni tipo il Molise o la Basilicata, l'app che non è il portale, allora per loro è un po' strano magari il discorso dell'app, dell'applicazione, quello sì. Immagino, immagino. Io devo dire a sviolinata della categoria da cui Patrizia proviene, io il prodotto più divertente, interessante, aggiornato viene, per quanto mi riguarda, tantissimo dalle guide turistiche, che in realtà hanno se volete, una percezione di primo grado di quello che è il mercato che richiede da fuori, perché sono coloro che hanno contatto diretto con il cliente, quindi con il mondo internazionale. Jenny, voi avete mai pensato alle guide come potenziale utilizzatore in qualche modo della vostra app, come promotore? Noi abbiamo pensato alle guide subito all'inizio,
ma forse non avevamo capito anche la dinamica, no? Della gestione di chi viene a visitare una città e chi manda questi viaggiatori dalle guide. Quindi la scalata deve essere dalla parte opposta, quindi partire dal grosso tour operator e arrivare alla guida. Abbiamo una collaborazione importante con una startup che lavora con le guide e un paio di idee in cantiere. Non so se la posso anticipare, ma penso di sì, tanto non siamo qui a fare i segreti dell'Apple. L'idea è quella di fare dei tour a 360, soprattutto in questo periodo, con la telecamera messa alle guide e poter fare poter far fare un'esperienza immersiva dal divano di casa alle persone che in questo momento non possono viaggiare, quindi non quelli statici magari che sono su tutti i siti possibili e immaginabili, ma qualcosa di più curato e dedicato. L'abbiamo fatto ora con un vlogger che si preoccupa di fare il giro di una città raccontando le curiosità, gli aneddoti, e poi invece di mandare una cartolina, mandiamo una cartolina che diventa un occhiale per vedere l'esperienza in 3D e quindi uno si guarda Pisa, la città di Pisa o un altro borgo che abbiamo presentato, standosene sul divano di casa, ma girando la testa, guardando in alto e in basso e sentendo qualcuno che glielo spiega come se fosse lì sul territorio. Quindi sì, ci abbiamo pensato, ritorna quella parte complicata, Elena, che ti dicevo prima, insomma, riuscire a sfondare la prima porta, l'innovazione c'è, la tecnologia c'è, il canale distributivo c'è, l'interesse c'è, ci vuole qualcuno che ci creda quanto ci crediamo noi. Non ho dubbi che piano piano le cose cambieranno in questo modo, per tornare nella banalità, che dalla crisi nascono le opportunità, che è una cosa che tante volte fatico a sentire pensando a quello che sta succedendo. Detto questo, anche Patrizia l'anticipava, no? Il digitale è prepotentemente entrato nella vita di tutti noi e quindi anche in qualche modo domande relative alla tecnologia. Rita, continuano a non esserci domande dal pubblico? Io non voglio fare semplicemente proprio No, perché... domande, se ce ne sono Avendo io altre, davanti lo schermo, vedendo solo voi e non sapendo no, niente, no, sembra non ci sono altre brutto. domande dal pubblico, quindi se hai ancora invece qualche curiosità da sottoporre ai tuoi ospiti, ci sono ancora 5 minuti, quindi. Qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa in particolare? Io volevo aggiungere una piccolissima cosa a cui mi sono ricollegata fra le novità che anche noi stiamo mettendo, il discorso delle guide turistiche. Abbiamo una guida turistica che ci ha proposto, è vero, molte proposte ci arrivano dalle guide turistiche, sono veramente delle belle proposte. Lei addirittura ci ha proposto una cosa che noi punteremo a vendere tantissimo sul mercato cinese, perché per loro è il top, di fare una sorta di personal shopper e andare negli outlet della moda con chiamate dirette facendogli vedere quello che compra, cioè gli va a comprare la roba. D'altronde i cinesi molto spesso mandano una persona in Italia con tutti i soldi, io ne ho accompagnati diversi, viene una persona sola e compra borse per tutti e gli manda le foto. E lei ci ha proposto di fare proprio questo. Andrà 2 ore tutti i giorni in un outlet molto famoso in Liguria e da lì promuoverà chi si vuole collegare, gli ordinerà delle cose, poi le comprerà direttamente su WhatsApp tramite lei con i negozi direttamente. Questa è una cosa che abbiamo cercato un po' di... Stiamo cercando un po' tutte per innovare. No, no, ma è per quello che dicevo, no? Che mentre magari l'innovazione in Italia è percepita diversamente, chi come noi ha poi la fortuna invece di incontrare il mercato estero fisicamente, vede come loro sono talmente abituati all'uso di alcune tecnologie che da noi sono considerate terribilmente innovative, che capisci che forse la fame là fuori è superiore a quella che noi percepiamo come settore. Detto questo, nell'ambito dell'associazione Turismo Startup, che vi invito in qualche modo ad andare a guardare, sia che siate operatori del settore o no, sono molto realtà che stanno sviluppando delle tecnologie innovative, dei servizi innovativi che in qualche modo possono essere utili sia per la vostra azienda che si è sempre posizionata in modo un pochino più tradizionale, sia per chi invece ha voglia di trovare delle soluzioni diverse per arrivare ad un nuovo pubblico. Noi siamo quasi arrivati alla fine di questa giornata insieme. Io volevo ringraziare brevemente Patrizia e Jenny per il tempo che hanno dedicato a stare qui con noi. Rita, oggi è l'ultima delle
delle giornate che passiamo insieme. Volevo ringraziare anche voi e Artes. Un ultimo giro di saluti, Patrizia e Geni, e poi salutiamo tutti. Grazie. Grazie Elena, grazie Rita per l'ospitalità, molto molto utile, grazie. Aggiungo ai ringraziamenti di Patrizia, grazie Elena, come sempre, è un piacere parlare insieme, grazie Rita dell'invito e di averti conosciuto e alla prossima occasione. Grazie. Allora, io ringrazio ovviamente l'associazione Startup Turismo che, come dire, ci ha seguito in queste tre puntate e in particolare Elena che è stata con noi ed è stata, diciamo, la nostra moderatrice, ma soprattutto colei che ha stimolato domande e risposte e quindi ci ha dato la possibilità alle varie startup che hanno partecipato di raccontarci le loro storie, che cos'è per loro innovazione e quindi in che modo loro esprimono questa innovazione e l'importanza, come abbiamo sempre detto, di collaborare e di relazionarci, che è quello che stiamo cercando di fare anche con queste trasmissioni. Ricordo sempre che tutte le puntate saranno rivedibili in qualunque momento sul nostro sito Progetto Artes. Quindi chi le avesse perse o chi avesse voglia semplicemente di rivederle, anche perché magari vuole cercare il contatto di qualcuno, può farlo tranquillamente attraverso il nostro sito. Ora il tempo di scaricarle tutte e caricarle sul sito e le troverete a disposizione. Altrimenti, sito di Startup Turismo e lì trovate poi tutti i contatti con le varie startup. Ringrazio davvero tutti quanti, è stata una bella esperienza anche se a distanza e alla prossima sperando di ritrovarci dal vivo. Ciao a tutti, ciao. Ciao, Ciao. ciao.